dopo la vittoria contro il Pescara, anche il terzo posto non è più un sogno. Ora è un'ambizione, può diventare davvero il grande obiettivo del Cerignola nelle ultime 9 giornate del campionato di Serie C. Roba inimmaginabile sino a qualche settimana fa. Michele Pazienza, però, continua a lasciar perdere numeri, posizioni e proiezioni. Per lui conta soltanto vincere la prossima. La classifica non la dobbiamo guardare, non l'abbiamo fatta finora e non lo faremo ora, perché andremo a metterci un peso addosso che ci rallenterebbe e non è giusto farlo. Ci siamo dati un impegno di vivere giornata dopo giornata per queste, l'ho detto la volta scorsa, per 10 partite, ora lo dirò per 9 partite, di vivere domenica dopo domenica e cercare di fare sempre il massimo e il meglio, perché come ho detto sempre a loro, una cosa fatta bene può anche essere fatta ancora meglio. Considerazioni a parte, i numeri continuano a premiare il lavoro dello staff tecnico e le prestazioni dei calciatori. Il gruppo ha reagito alla doppia sconfitta con Catanzaro e Monopoli, collezionando ben 11 punti nelle successive 5 partite, in cui tra l'altro ha subito un solo gol, quello contro l'Avellino, ininfluente per il risultato finale. Il successo di sabato scorso, nello scontro diretto con il Pescara, diventato realtà con il primo centro stagionale di Gallo Capomaggio, ha permesso agli Ofantini di consolidare il quinto posto in classifica e ora l'ultimo gradino del podio occupato dagli abruzzesi è distante soltanto 3 lunghezze. C'era bisogno della partita perfetta, della partita con poche sbavature, una partita con il massimo dell'attenzione, della determinazione, della caparbietà e ancora una volta questi ragazzi sono andati oltre qualsiasi ostacolo, qualsiasi ogni aspettativa e hanno tirato fuori una prestazione straordinaria, concedendo poco o niente a un avversario tosto, un avversario attrezzato, un avversario organizzato, un avversario con degli obiettivi importantissimi e questo va sottolineato e va dato merito a questa squadra che sta facendo un percorso straordinario. Raggiungere il terzo posto consentirebbe al Cerignola di poter beneficiare di un percorso agevolato nella griglia playoff. Già ragionare in questi termini, considerati gli obiettivi di partenza, è un grande successo per la squadra del presidente Nicola Grieco. Provarci a questo punto della stagione appare doveroso, a partire dalla trasferta di sabato prossimo a Torre del Greco contro la Turris, fischio d'inizio a Liguori, previsto alle ore 20:30.